In questo nuovo video oggi vi propongo dei semplici biscotti a forma di mezzaluna adatti per ogni circostanza, per una colazione sfiziosa, per la merenda, da offrire agli ospiti e perché no, da sgranocchiare in qualsiasi momento della giornata quando si ha voglia di qualcosa di buono. La ricetta è alla portata di tutti perché è di facile preparazione. Non ci resta quindi che andare a vedere ciò che ci serve per realizzare questi semplici ma carinissimi biscotti mezzaluna. Prepariamo la frolla, io utilizzerò i bimbi, ci servirà 80 g di zucchero a velo, lo preparo col bimbi, 10 secondi, velocità 10. Aggiungiamo tutti gli altri ingredienti, 250 g di farina 00, 120 g di burro freddo, un uovo intero a temperatura ambiente, la scorza grattugiata di un'arancia o di un limone, un cucchiaino di lievito per dolci e un pizzico di sale. Il sale è facoltativo. 3 minuti, modalità spiga. Trasferiamo sul piano di lavoro e compattiamo fino ad ottenere un impasto liscio e morbido. Appiattiamo leggermente l'impasto e lo copriamo con la pellicola. Lo facciamo riposare in frigo per 30 minuti. Trascorso il tempo di riposo, adagiamo la frolla tra due fogli di carta forno infarinati e stendiamo l'impasto. Lo spessore della frolla dovrà essere di circa 2-3 mm perché poi in cottura si gonfieranno un po'. Adesso ci servirà uno stampino rotondo dal diametro di 5 cm. In alternativa potete usare una tazzina da caffè e quindi andiamo a realizzare le mezzelune. Dopodiché ci servirà un tuorlo, aggiungeremo un pizzico di cacao amaro e mescoliamo per bene. Spennelliamo quindi le mezzelune. Con il rembi di una forchetta andiamo a creare delle linee. Ed infine guarniamo con un po' di granella di pistacchio e un po' di granella di nocciole. I biscotti mezzaluna sono pronti per la cottura, quindi forno preriscaldato statico a 180 gradi per 15 minuti circa, dopodiché li lasceremo raffreddare su una gratella. E finalmente è arrivato il momento più bello, quello dell'assaggio, ma prima un dolce selfie fatto a casa! E come avete potuto vedere, la preparazione dei biscotti mezzaluna è alla portata di tutti, semplici da preparare, belli da vedere, ma soprattutto buoni da mangiare. Io vi ringrazio come sempre per la visione di questo video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao cari amici!